La sera del TG1, dopo le polemiche dei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio alla festa del Popolo della Libertà di Benevento critica stampa estera, magistratura e opposizione. Basta insulti contro di me, sono un Premier eletto dagli italiani, dice Berlusconi, che annuncia la riforma della giustizia a partire dalla separazione delle carriere. Allora sentiamo l'inviata, grazie a lei. Dal palco della festa del Popolo della Libertà a Benevento parla per un'ora e mezzo Silvio Berlusconi. Comincia raccontando una serie di aneddoti, poi passa al contrattacco. Cercano di fare ora come fecero nel 1994, dice, ma non ci riusciranno. Parla di insulti, infamie rivolte al Presidente del Consiglio eletto dagli italiani. La bocciatura del lodo Alfano da parte della Consulta. Il Premier parla di comportamento sleale della Corte Costituzionale nei confronti del Parlamento. Poi il Partito Democratico. Sono ancora i vecchi comunisti di sempre, commenta Berlusconi. E l'affondo più netto è riservato alla stampa estera, che lancia, dice il Presidente del Consiglio, accuse assurde che fanno male al Premier e all'Italia. Intercettazioni. In una democrazia privacy e riservatezza sono un bene primario, spiega. In Italia questo diritto è calpestato. Permetteremo le intercettazioni solo in casi di reati gravi. Abbiamo allo studio, ricorda Berlusconi, la riforma del processo penale con la separazione dei giudici che devono giudicare dagli avvocati dell'accusa. Infine, il piano carceri. In meno di 2 anni saranno creati 20.000 posti in più nei penitenziari. I candidati, 3 candidati alla segreteria del Partito Democratico a confronto nella convenzione nazionale in vista delle primarie del prossimo 25 ottobre davanti ai delegati Franceschini, Bersani e Marino parlano di progetti, di strategia e del futuro del partito. Sentiamo Giorgio Balzoni. Non è un congresso, ma è la volata finale dei 3 candidati alla segreteria del Partito Democratico. Tutto è rimandato al 25 ottobre quando dai gazebo delle primarie in tutta Italia uscirà il nome del nuovo segretario. Oggi presentazione delle 3 piattaforme. Ci sono modi diversi dei 3 candidati di vedere il partito, ma non c'è dubbio che li unisce la critica profonda al governo Berlusconi e alla sua politica. Dice Bersani, la destra fa populismo, è venuto il momento di mettere in campo un partito di battaglia. Marino richiama tutti al dovere di imporre una svolta alla politica del centro-sinistra. Franceschini invita a non interrompere il percorso del PD ad ogni stagione e promette, mai più senza primarie. In Iran, dopo l'annuncio delle condanne a morte per 3 manifestanti, l'ex presidente Khatami sfida il regime e dice le proteste continueranno. Intanto il segretario di Stato americano Hillary Clinton ammonisce Teheran sulla questione nucleare. Sentiamo Alessandra Mancuso. Il tempo del negoziato sul nucleare non è infinito. Hillary Clinton, capo della diplomazia americana, a Londra, dove ha iniziato una missione di 5 giorni in Europa, annuncia che la comunità internazionale non aspetterà all'infinito per vedere la prova che l'Iran è pronto a rispettare i suoi obblighi, ovvero che non stia costruendo bombe nucleari. Il segretario di Stato americano ha definito costruttivo l'incontro del 1° ottobre a Ginevra tra l'Iran e le 6 potenze che negoziano sul nucleare, ma ha aggiunto che le parole non bastano. Per risposta il presidente iraniano Ahmadinejad, parlando alla televisione di Stato, avverte che l'eventuale fallimento del prossimo vertice il 19 ottobre a Vienna e l'adozione di sanzioni danneggerebbe più l'Occidente che l'Iran. E all'Angelus il Papa parla della tragedia nucleare, mai più Hiroshima e Nagasaki, ha detto Benedetto XVI al termine della celebrazione nella quale ha proclamato anche 5 nuovi santi. La perfezione sta nell'andare controcorrente seguendo il Vangelo, ha detto il Pontefice, ricordando le figure dei nuovi santi. Tra questi padre Damien, il santo dei lebbrosi, del quale ha parlato in un messaggio al Papa anche il presidente americano Barack Obama. Proponendo la figura di Marie de la Croix, il Papa ha chiesto rispetto e attenzione per gli anziani poveri e soli, spesso abbandonati dalle loro famiglie. E siamo alla cronaca, una violenta lite in famiglia per futili motivi è scoppiata questa sera in una casa del quartiere Ponticelli a Napoli. Una donna di 29 anni è morta accoltellata, altre 3 persone sono rimaste ferite, una è in fin di vita. L'alluvione di Messina, in arrivo 60 milioni di euro ripartiti tra Ministero dell'Ambiente, Protezione Civile e Regione Siciliana per la realizzazione dei primi interventi di superamento dell'emergenza, mentre alle famiglie che hanno avuto la casa distrutta andrà un contributo mensile fino ad un massimo di 600 euro. E a Giampilieri, a Scaletta Zanclea, si continua a scavare alla ricerca di 8 persone, tra cui 2 bambini che risultano tuttora dispersi.
Il mondo del pop in lutto per la morte a soli 33 anni di Stephen Gately, cantante del gruppo irlandese dei Boyzone. Sentiamo Gianni Maritati. Era l'animo più gentile che si potesse immaginare. Così Elton John ricorda con commozione Stephen Gately, trovato morto a soli 33 anni in una stanza d'albergo a Maiorca, dove era in vacanza con il compagno. Gately ha legato la sua voce e il suo volto alla stagione d'oro delle boy band negli anni 90. Insieme a gruppi come i Take That e i Backstreet Boys, Gately emerse con i Boyzone. La band irlandese si era sciolta nel 98, due anni fa si era riformata. La causa della morte del cantante non è stata ancora resa nota dalla polizia. Il giornale termina qui, adesso va allo speciale TG1, protagonista questa sera Andrea Bocelli, il cantante italiano più amato al mondo, 70 milioni di dischi venduti, racconta la sua vita a Vincenzo Mollica. Grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata.